C'è Rossi che prova subito a far partire, era buona l'idea, il suo compagno di squadra Marchisio, c'è un contrattacco e subito un tiro con la lunga distanza da parte della formazione ucraina con Ratkiski, il rapido fraseggio tra i giocatori italiani che mette in movimento Aquilani, la palla gira ancora indietro, Marchisio in avanti, è buono il lancio, Gilardino anticipa il portiere Shovkovski che va a toccare il pallone prima di affondare il giocatore italiano, non c'è calcio di rigore naturalmente, palla in area per Fedeschi, il tiro, la respinta da parte di Viviano, pericolosa questa azione ucraina, tanto è partito il calcio di punizione battuto da Aliyev senza alcun esito ed è invece l'Italia che prova a partire con Rossi, Rossi che scatta è molto veloce, c'è solo Timoshuk mentre c'è Marchisio che attende il pallone ma ritarda il passaggio Rossi e sfuma, davvero una clamorosa occasione per la formazione italiana, c'era anche Gilardino che era salito, in effetti ha esitato, ha insistito troppo nello scatto, bravissimo nel effettuarlo in realtà in avvio ma è esitato e ha perso l'attimo giusto per cedere il pallone in mezzo. All'altezza del lato corto della squadra ucraina, dell'area di rigore della squadra ucraina, Crescito che prova a concludere dopo un tentativo di Aquilani, la palla innocua, finisce comunque tra le braccia di Shovkovski. Ucraina che prova a salire, perde la palla alla formazione di casa, sale Rossi, tira dal limite la palla centrale battuta con il sinistro, pallone nel cerchio di centrocampo, prova Selesnyov, recupera palla e la serve sulla destra per Yarmolenko che sale al limite dell'area di rigore, salta l'uomo, il sinistro è buono ma è buona anche la presa in due tempi da parte di Viviano che era rimasto al centro dei suoi pali, la discesa da parte di Criscito, avanza palla al piede, apre per Nocerino, per Criscito ancora all'altezza del fondo, il cross di quest'ultimo, la palla per Aquilani, il tiro, una mischia e la palla che finisce in rete, la palla che finisce in rete toccata da Giuseppe Rossi, l'arbitro convalida e dunque risolve dopo una mischia Giuseppe Rossi portando in vantaggio la formazione italiana, siamo al 27esimo, Ucraina 0 Italia 1. Certo, non stava giocando benissimo la squadra di Cesare Prandelli, ha trovato il gol essendo riuscita ad affondare almeno per la seconda volta nell'area di rigore avversaria, azione tutta sulla catena sinistra tra Nocerino e Criscito, buono il cross in mezzo sul tentativo di Giuseppe Rossi che aveva in qualche modo ostacolato Gilardino, c'è stata la conclusione di Aquilani ribattuta involontariamente proprio da Gilardino che però altrettanto involontariamente ha fornito un assist a pochi passi alla porta a Giuseppe Rossi, questa volta è stato freddo e molto opportunista a rovesciare il pallone alle spalle del portiere ucraino e quindi gli azzurri sono in vantaggio per 1-0. Azzurri che adesso oppongono il loro break, Giovinco servito bene, avanza Giovinco al limite dell'area di rigore, è attaccato, colpo di tacco per Madri, il tiro, rete, ed è il 2-0, classico contropiede all'italiana e Matri realizza il 2-0 al 36esimo minuto di gioco, intelligente, direi di qualità la giocata degli azzurri, 36esimo Ucraina 0 Italia 2. Primo gol in maglia azzurra per Matri, attaccante della Juventus ed ovviamente grandissima gioia per il numero 9 bianconero, numero 9 azzurro, anche stasera mala giocata, di qualità si diceva proprio sì, di Sebastian Giovinco che ha saputo resistere al ritorno dell'avversario, ha saputo tenere il pallone tra i piedi, poi seppur sbilanciato ha visto con la coda dell'occhio Matri che arrivava alle sue spalle, gli ha servito con un colpo di tacco, un pallone precisissimo, Matri altrettanto spietato a cercare, a trovare l'angolo più lontano, palo interno e pallone in fondo al sacco per il 2-0 degli azzurri, seppure in inferiorità numerica. Credo si possa andare a un bilancio ora di questa 10 giorni azzurra, Coverciano e Lubiana comprese, insomma la squadra è riuscita a ben piazzarsi al girone di qualificazione e prima con distacco sulle seconde, vincendo a Lubiana appunto per 1-0, vince questa amichevole per 2-0, molti cambi, una settimana caratterizzata da tante notizie. C'è Olinik, attenzione ad Olinik che conclude, un tiro basso raso terra, si piega sulle ginocchia Viviano e naturalmente para. Una 10 giorni caratterizzata da molte notizie, da molte interpretazioni sullo stato degli azzurri, da Cassano a Giuseppe Rossi ad Alberto Aquilani, insomma fatto sta che questa squadra sembra comunque essere tornata un gruppo in grado di affrontare in maniera competitiva ad alto livello anche le prossime avversarie, quelle che con ogni probabilità incontrerà, quelli che incontrerà nelle prossime europee al quale ovviamente ci auguriamo di qualificarci. Siamo alla 48esima ormai, su questo calcio d'angolo dovrebbe chiudersi il confronto, è l'ultima opportunità per l'Ucraina per realizzare almeno una rete, parte lo spiovente, di testa allontanano i giocatori azzurri, Parolo in particolare,
forse c'è anche un fallo, vediamo che l'arbitro invece dichiara concluso il confronto di Kiev. E dunque l'Italia esce vittoriosa dalla Valeri Lobanovsky di Kiev, 2-0 il punteggio in favore degli azzurri con reti nel primo tempo di Rossi al 26esimo, di Matri al 36esimo della ripresa. Una buona Italia, magari non spettacolare, come avevo detto, però molto pragmatica, capace di vincere. Non era legittimo aspettarsi nulla di particolarmente efficace e spettacolare dopo il cambio di ben 7 undicesimi della squadra, poi altri cambi nel corso del secondo tempo. È arrivata però una vittoria. Vincere aiuta a vincere e questo gruppo si sta portando avanti, si sta facendo valere con le vittorie in partite di qualificazione e in partite amichevoli, ed è importante perché si acquisisce consapevolezza nei propri mezzi e quindi capacità di affrontare i grandi appuntamenti con la convinzione di essere una squadra comunque molto competitiva. Una squadra che, come abbiamo detto, è capace di vincere, lo sta dimostrando. Grazie a Sergio Salatta per l'assistenza tecnica, a Francesco Repesce per i suoi interventi e naturalmente da Riccardo Cucchi l'augurio di una buona serata, ma anche l'invito a rimanere sintonizzati su Radio 1. È tutto, buonanotte, linea Saxa Rubra.